E ben ritrovati signore e signori, qua pronti per le ultime due partite di questo gruppo B, potenzialmente ancora ultime tre partite di questa serata, di questa nottata, di questa turno, Jeanette e Moonboy, a dare il saluto agli Volgirisis. Stavo constatando stranamente quanto è basso il volume nonostante io sia arrivato qua dopo Kern, non è sparato al massimo, non mi sono perforato i timpani con la sigla d'apertura, però sì, siamo qua a dare l'estrema unzione agli Evil Genesis, che giocheranno quindi l'ultima partita del loro mondiale 2022 contro dei Damwonkia, ricordiamo, in isolamento tutta la squadra. Canyon risultato positivo, così come anche alcuni membri dello staff, Burdol compreso, quindi sostituto Planar, ma l'intera squadra giocherà dall'isolamento per precauzione e prevenzione. Oltretutto sembra che l'isolamento faccia miracoli per i giocatori, come ho sottolineato prima Roberto ieri, scout fenomenale, oggi anche gli stessi Dammo nella prima partita che hanno giocato contro i G2 hanno messo su ovviamente una clinica di distruzione. E tra l'altro questo mi ricorda anche il commento, ha fatto un tweet Arnold, il CEO dei Gen G, sì, commentando come Chovy stava reagendo alla sua, al suo isolamento. Diceva Chovy dice che è comunque estremamente motivato, sta spammando un sacco di partite, Scrim, Champions Queue, eccetera. Soprattutto dice che si trova molto bene perché la stanza dell'isolamento non puzza come la stanza delle Scrim, e gli consegnano il cibo in camera. Quindi perfetto, sì. Fantastico per i giocatori, sembra che anche la tristezza dell'essere isolati, essere malati e lontani dalla propria squadra sia in qualche modo compensata dalle condizioni di vita positive. E non siete pronti a sapere la notizia vera, ragazzi? I CFO sono positivi, quindi occhio a quello che Covid buff potrà fare alle ostriche volanti. Tra l'altro, oltre che tanti giocatori, anche tanti membri della broadcast crew internazionale, vittime di Covid, ci sono stati più di qualche rientro forzato, specialmente da europei, anche Emily. Ho sentito sì di Emily Rand, non ho sentito altri. L'unico che ricordo per certo che è tornato, ma non per il Covid, è Quickshot, che però ha avuto un lutto in famiglia. Ah. Ed è dovuto tornare non in Sudafrica, ma a Londra, da con i suoi parenti. Purtroppo non un mondiale fortunato da questo punto di vista. Ovviamente ci auguriamo poi che tutti i positivi se la scavino al meglio da tutti i punti di vista, che per quanto riguarda il proseguo del mondiale possa diminuire l'incidenza del virus. Sicuramente, è un mondiale dove comunque stiamo iniziando a rimuovere questi primi passi con sì, il pubblico dal vivo, la folla, l'energia si sente molto, soprattutto in questi anche ultimi passi del Nord America, perché comunque li stiamo un po' muovendo. Potrebbe ancora sì arrivare il miracolo degli Under Thieves, ma onestamente ci spero molto poco. Gli Under Thieves penso siano la squadra che più plausibilmente poteva già da prima puntare allo 0-6. Adesso abbiamo la conferma che né Cloud9 e Evil Geniuses avranno lo 0-6. Per gli Under Thieves ancora ho i miei dubbi, soprattutto dopo la notizia del Covid buff per le ostriche. Sì, le ostriche sembra veramente insormontabile a questo punto la speranza per gli Under Thieves, ma a parte le battute dovremmo esserci quasi con la Champions Select, quindi aspettiamo solo di sentire le solite note. Eccola la musica che arriva, la grafica pure. E allora IG contro Damwonkia, diamo il via per l'ultima volta alle danze per il team nordamericano, che poi si farà questo simpatico viaggio in aereo comunque, perché come sempre ricordiamo i treni non funzionano così bene in Nord America, quindi l'airport buff rimane per tutti i team dell'LTS. Ciao, e ultima chance per gli Evil Genesis di lasciare un po' la loro traccia su questo mondiale, oltretutto potenziare di fare anche uno sgambetto ai Damwonkia, che hanno bisogno di questa vittoria per poi puntare, vincendo a loro volta il prossimo game, a forzare uno spareggio con i JDG per il primo seed di questo gruppo. Abbiamo già parlato anche in precedenza, primo seed abbastanza importante, di solito, adoro il Bazoo Fiddlesticks, perché appunto la discrepanza tra primo e secondo seed non sempre è così marcata, ma ad un mondiale come questo, l'hai evidenziato anche tu in precedenza, che sia il primo che sia il secondo seed, non sai veramente cosa è meglio, cioè anche in questo gruppo. JDG dovessero vincere, completare il 6-0, dici, oh, non voglio essere secondo seed perché mi beccherei JDG. Vuoi beccarti Damwon allora? Ti sembra più comodo, più facile? Non penso. Certo, subito un bel quarto di finale best of 51 contro Damwon.
per rivedere di nuovo quella serie e divertirci un bel po'. Non sarebbe male, però ovviamente vedremo come andrà prima questa partita e poi quella successiva con, per ora, Bandi, Maokai, il Fiddle Sticks di cui ho parlato, Caitlyn e Graves. A questo punto, tra i pick forti che ci sono ancora a disposizione, abbiamo Aatrox, abbiamo Sejuani. Ce n'è uno che mi sta sfuggendo. Ah, ce n'è uno che mi sta sfuggendo. Oh no, bannatela, vi prego. Vi prego. Le squadre ci stanno tenendo in ostaggio. Beh, potrebbe essere un buon pretesto per dare... Ok, niente. Pensavo a Yumi, la sua prima sconfitta, era quello che intendevo. Lasciarla aperta a Blue Side per gli Evil Geniuses, ma... Ci pensano gli EG, i nostri amici del Nord America, a offrirci la libertà di non avere Yumi in questa nostra partita, ma anche di Azir, quindi un po' di rispetto anche verso Jojobyun e la corsia centrale degli Evil Geniuses. Rimane quell'Aatrox di cui tanto si stava parlando e Impact potrebbe puntare a metterci subito sopra le mani. No, forse un pensiero più verso il Lucian, che sia Kaori che Doctam hanno giocato molto bene nella loro partita di oggi. Assolutamente sì, un pick ritrovato quasi questa settimana, questo Lucian, da parte di queste squadre. È un buon primo pick, assolutamente. Nami, come diciamo sempre, non è un takeaway plausibile da parte di Damwon, quindi dovranno optare per altro. Ci sarebbe sempre la Sejuani per Nuguri a disposizione, cioè quell'Aatrox di cui abbiamo parlato. Probabilmente vedo più optare Damwon proprio per Sejuani, perché comunque non è un matchup comodissimo contro Aatrox, però sappiamo come funziona il matchup Sejuani contro qualsiasi top laner ormai. Sì, l'abbiamo visto nel game precedente anche, sì, contro quello che è il comune pensiero. Alla fine no, invece il flex dell'ultimo secondo sull'Aatrox che pone nelle mani Nuguri un forte carry. Comunque Sejuani, l'abbiamo detto, Nuguri è stato uno dei maggiori player di Sejuani e con uno stile anche che andava molto a ricordare come i Damwon avevano implementato un giocatore come Khan al suo ingresso, sì, nella squadra. Il dato molto interessante è che Nuguri arrivava a questo campionato come il giocatore con la forward percentage più alta, ovvero la percentuale della sua laning phase giocata sul lato avversario della mappa piuttosto che sul suo, quindi, sì, oltre il fiume, maggiore addirittura del... era un 50,1%, quindi Nuguri giocava a malapena più della metà della sua fase di corsia sulla metà campo avversaria, non sulla propria, per far capire quanto offensivo questo player è nel pushare le sue corsie, attirare l'attenzione del jungler sulla corsia superiore. Non c'è scritto DK Ghost in corsia inferiore, ma quello è comunque un Draven che arriva. Occhio Jojobyun a non infiammare troppo i fan nordamericani. Beh, ieri abbiamo visto all'ultima partita la Heimerdinger support della Champions Q. Sì. Potremmo forse vedere qua il Singed Mid per Jojobyun. È una partita che ancora per i Damwon Kia, l'abbiamo detto, significa qualcosa. Perdere per i Damwon Kia vuol dire perdersi la chance di avanzare in prima posizione, anche di poter forzare quello spareggio, e difatti Jojobyun vira sulla più classica Akali con la massima delusione del pubblico. Non ho mai sentito così forti per Akali dai tempi della Season 9, probabilmente. Veramente non li ricordavo. E però branding all'estrema potenza per questi Evil Geniuses. Proprio far, come si, nel wrestling si dice, far tornare, scusami il pessimo inglesismo, il pubblico su di sé, farli girare a proprio svantaggio. Live Evil. Sì. Hashtag Live Evil. Renata Glask per Kellyn, un pick che gli è anche stato molto caro in regular season di LCK, ma una fortissima laner al fianco di Draven che punta nel voler sbilanciare questa volta il matchup di Lucian Nami contro Draven a favore del Draven, non come abbiamo visto giocato da IG2 nella prima partita di questa giornata. Focus torna sulla giungla degli Evil Geniuses via Lekarim, anche perché gli EG per adesso stanno costruendo quella draft tale quale. Esattamente la stessa identica, via LeBlanc invece per Showmaker. Vediamo se ci sarà un altro jungler, perché comunque top lane non stai toccando la pool di Impact. Potresti pentirtene un pochino. È vero che, come mi insegni tu, che Impact ha una pool così tanto ampia, così tanto varia e così tanto stravagante che è difficile andarla a bannare davvero, però non vederlo toccato per nulla mi sorprende. E alla fine arriva un ban su Viego comunque. Sì, è comunque un Aatrox che ha dei buoni matchup contro praticamente tutti i campioni di Impact. Se la cava abbastanza bene, vorresti appunto contro l'Aatrox giocare qualcosa di meccanico come la Fiora, ma
non è proprio nelle corde di Impact andare a prendersi questi forti carry. Il suo grande carry è il Gangplank, o al limite il Mordekaiser, ma Mordekaiser va giocato contro i tank. Gangplank allo stesso modo preferisce avere un po' un sacco da box come un tank su cui scalare nelle prime fasi di gioco. Contro Aatrox è molto più difficile giocare questi pick da scaling. E alla fine ti prendi anche la Sejuani. Io lo dico, poi magari non lo sarà, contro Akali non è un ottimo matchup, però questo potrebbe essere un double flex con Aatrox Midlane per Shoemaker. No, non credo, però io lo dico. Ma pensavo con Sejuani Midlane. Anche, chiaramente. Chiaramente anche Sejuani Midlane. Anche Shoemaker... Sejuani support e Renata Glask giungla. Beh, oddio. Shoemaker è stato uno dei grandi midlaner creativi dell'LCK. Abbiamo avuto gli split dove Chovy dava veramente fondo alla sua champion pool, quelle settimane dove diceva ma questa settimana non ho voglia di giocare mid laner, giocherò Aatrox mid, giocherò Lidia mid, giocherò Rumble mid, cose del genere. Ma Shoemaker da quella corsia centrale ci ha proposto persino un Trundle una volta, quindi vedremo effettivamente quanto a fondo vogliono andare le sue tasche. Mentre su queste ultime selezioni Vol'Genesis danno un carry in tasca di Inspired, e devo dire non proprio la miglior composizione nella quale giocare una Belveth. Hai comunque delle lane abbastanza demanding di risorse, certo un tank top lane che non ne vuole molto, ma non penso che Inspired avrà così tanto tempo per farmare. Ma sai che effettivamente un Trundle mid sto game non era neanche così male. Alla fine si opterà per un più solido Sylas, non ci darà la flessione bizzarra di cui avevo parlato, però Trundle mid lane per dar fastidio ad Akali, per andare a mettere priorità costante in fastidio di Belveth contro Ornn. Contro Ornn. In effetti non male. Sylas contro Akali però deve essere il matchup da contratto di NA contro Corea nell'ultima partita della giornata, così da vedere poi quegli 1v1 miracolosi. Ieri Faker era assolutamente da capogiro, è riuscito a portarsi a casa un po' la rivincita contro Jensen nello scontro finale, nell'1v1 finale. Oggi vedremo se ci sarà anche un 1v1 del genere tra JoJobin e Shoemaker. Alla fine niente flex folli, sono un po' come ci li stavamo aspettando i campioni dei Damwonkia. I Vol'Genesis sono abbastanza interessato a vedere se riusciranno a proporre quella composizione così simile a quella che ci avevano mostrato all'inizio, anche se con quelle variazioni in top e in giungla. Sono curioso di vedere soprattutto la Belveth di Inspired, perché abbiamo visto la Belveth di Jankos oggi, non ha seguito le regole della chiesa per andare verso quell'identità di Belveth più diciamo da sustain nel fight, più da campione da reset. Già soltanto la partenza con il conquistatore mi aveva fatto intendere che non fosse lì da andare a ricercare la fede. Probabilmente tra i vari giocatori che potrebbero non assecondare quella scelta c'è proprio Inspired, che sappiamo essere molto creativo ma non necessariamente fervido sostenitore dei dettami della chiesa. Ma vedremo subito, i nostri nodi verranno sciolti tra pochissimo, perché se ne va via la musica, cambia grafica e siamo nella landa degli evocatori. C'è un tempo letale. Little tempo. Quindi occhio. Little tempo e anche Chilling Smite. Lo smite nel Chilling, in Inspired. effettivamente da quando sono arrivati i cambiamenti sugli smite, è diventato sempre più vantaggioso andare con l'oggetto, questo qua, il starting blu della giungla, si chiama Cuor di Grandine, non ricordo l'altro purtroppo. Lo smite rosso ha perso un po' di potenza, prima era quasi sempre la scelta giusta perché ti rendeva opprimentemente forte nei duelli. Adesso quel valore anche aggiuntivo della movement speed può essere comodo, per Belveth fa molto comodo per concatenare bene un disorientamento, quindi un bel knock up. E il little tempo c'è per Inspired, vediamo come seguirà la build. Le famose due summoner spell in una del Red Smite di un tempo. Fustione e sfinimento insieme. Ecco cosa era mancato. Già. Ci voleva. Ecco. Ci voleva. Non abbiamo i Fnatic, purtroppo. Ma hanno già salutato la competizione. Non potranno godere di questi attimi assieme a noi, ma ci dà almeno il tempo un po' di continuare a chiacchierare delle composizioni di una squadra e dell'altra, di vedere un po' appunto la volontà dell'impostazione. I Vol'Genesis, di nuovo, la bot side è quella della prima partita di oggi. Sì. Abbiamo quella Kali in corsia centrale, abbiamo Lucian Nami bot, quindi l'identità essenzialmente è la stessa. Anche nel primo game con quell'Hecarim in giungla invece della Belveth, avevamo visto Inspired prendere un ruolo un po' più da carry, aveva raccolto diverse uccisioni nelle prime fasi di gioco, era andato per una virtù della triade come oggetto mitico, quindi comunque l'Hecarim un po' più protagonista, non l'Hecarim che vuole semplicemente essere un pezzo della frontline.
Ci è stato segnalato che la pausa è stata richiesta dai Damwon, non sappiamo il motivo, e non avendo gli arbitri sul palco, visto che non ci sono i giocatori sul palco, non sappiamo quale dei giocatori sta avendo un problema. Sì, effettivamente, tra l'altro, sembra proprio, per come stiamo vedendo questa giornata, che questi team stiano scrimmando in due blocchi diversi, con da un lato chi sta provando Lucian e Nami, dall'altro lato i G2. Chiaro. E chi sta provando a rispondere. Esatto. Abbiamo visto un po' di Lucian Nami provato, e adesso però anche forse un blocco aveva Lucian Nami e l'altro aveva Draven. Esatto, sì. Che se ci ha detto qualcosa, poveri Damwon, cosa gli informazioni fasulle, chiaramente, in tasca Damwon. Noctam chiaramente si portava la consapevolezza del Lucian già dal CK, tra l'altro ha continuato a giocarlo con la stessa skin, mentre Kaori, se non sbaglio, aveva la skin base ma con la croma blu nel primo game. Non l'ho controllato, purtroppo, in entrata sulla landa di questa partita. Il Pulse Fire Lucian di Noctam, devo dire, non riesco a richiamare troppi buoni ricordi dalla regular season di LCK. No. Quel game precedente contro i G2 è a mani basse la miglior performance del campione che abbiamo visto quest'anno, credo. Sì, è perché prima ho dato non false informazioni, però informazioni parziali per aiutare un po' i nostri spettatori nella partita, che c'era poco hype, dicendo Non sto mentendo, sto omettendo alcuni dettagli. Esatto, cioè, Dogdam e Kellyn sono stati molto spesso punto di pressione per la loro squadra contro gli avversari. Push costante, dar fastidio, eccetera. Poi però ovviamente i Damwon non hanno vinto tutti i game, anzi. No, quindi hanno giocato molte volte Lucian. Quanti hanno vinto? Parliamo di altri. Sì, cioè, nel senso, funziona. Poi come? È un dato di fatto che funziona Lucian e Nami. Certo. Se premi i tasti succede qualcosa. Assolutamente, ma questo è innegabile. Questo è la storia del competitivo, ce lo insegna, ce lo continua a ricordare. E sarà un po' il come vedere che potrebbe preoccuparmi. Soprattutto perché, ecco, è vero, non c'è scritto Damwon Kia Ghost lì sotto, però Doctam comunque è stato un Draven Enjoyer nel suo periodo, e c'è un motivo se comunque questo Draven è già la seconda volta che arriva a rispondere ad un Lucian. Nella prima partita dei G2 abbiamo visto purtroppo la corsia subire molto, la risposta di Inspired è stato ciò che ha rotto la corsia, dando definitivamente il vantaggio alla propria squadra e permettendo di snowballare una corsia che giocava contro un'altra corsia che voleva prendere vantaggio, cercando di sorpassarla. È essenzialmente la forza inarrestabile contro l'oggetto inamovibile, che nel momento in cui una delle due vince e l'altra della due, vuol dire che non esiste più, si annulla, e di conseguenza non mi aspetto che quello sia indicativo di tutti i matchup Lucian Nami contro Draven che possiamo vedere, anche perché questa volta Inspired ha un lavoro molto più difficile da fare con la sua Velvet. Non mi aspetto di vederlo altrettanto proattivo nelle prime fasi di gioco, nelle aggressioni. Non mi aspetto di vederlo cercare dive del genere nei primi minuti. Velvet è molto più fragile, molto più vulnerabile, molto, tra l'altro, ha molto più da perdere di Hecarim se un'azione che va a cercare nel game finisce male. E proprio parlando anche di Inspired, che evoluzione che ha avuto nell'arco del mondiale, perché all'inizio era stato più l'Inspired di cui tu ci hai parlato molto spesso, il Summer Split di LCS, più utilitaristico per il team, perché si doveva sacrificare più per la botlane, perché comunque Danny ai tempi, e ora anche in maniera diversa, stanno passando all'analysis desk, pessime sensazioni su questa pausa. Dicevo, prima Danny in un modo, poi Kaori in un altro, sono due giocatori che comunque avevano entrambi bisogno di attenzione da parte del jungler. In questa seconda settimana stiamo tornando a vedere, anzi durante il group stage in generale, ma questa seconda settimana ancora di più, stiamo tornando a vedere l'Inspired dell'ultimo periodo di Rogue, il carry della squadra. Già, è vero, Inspired per me il suo ruolo all'interno di Evil Genesis era molto esemplificato da quello che è stato uno dei pick che lui ha popolarizzato in una delle sue versioni, diciamo, che era il Nocturne. È stato uno dei primi a debuttare la build da spezzapassi e catene dell'anatema, quindi il Nocturne più appunto utility based, che non vuole tuffarsi sulla backline per assassinare il carry avversario, ma vuole tuffarsi sulla backline per rallentarlo, applicare controlli e rendere molto più difficile il lavoro degli avversari, così da rendere molto più facile il lavoro dei suoi compagni di squadra. E alla fine, come è stata anche la crescita di questa squadra, Inspired l'ha dichiarato molte volte anche in intervista, ricordo appunto un suo discorso dopo che gli Evil Genesis avevano vinto la finale di LCS, mi sembra proprio nell'intervista dei vincitori di quello Spring Split, il suo commento alla crescita di un giocatore come Danny e del suo ruolo all'interno della squadra, dove Danny
originariamente era un player che si preoccupava molto di che ruolo andasse a ricoprire nel proprio team, e di conseguenza a volte esitava nel chiedere risorse, nel esigerle, pretendere di essere appunto quel carry che poi voleva la squadra che lui fosse nel team fight. Ed è passato appunto dall'inizio dello split così a una fine dello split dove Inspired gli imboccava la Mabecchi, Lupo Oscuri, ogni campo di jungle dopo un tot minuto, dice vai, mangia, sei tu il carry, prenditi queste risorse, io ormai ho fatto quello che devo fare, ho preso gli oggetti che devo prendere, un oggetto, due oggetti, sono il jungler, sono a posto, ma tu sei la vera stella dello show. E questo appunto cambiamento un po' di direzione con il cambiamento di tiratore, abbiamo visto più focus sull'early game, sulla corsia inferiore, e quindi un pochino meno anche di carry a lunga traiettoria, diciamo così, di lunga visione, di scaling necessariamente verso il team fighting di carry, più responsabilità per il jungler, un piccolo ritorno a quell'Inspired che appunto, come hai detto tu, anche ai tempi dei Rogue conoscevamo benissimo come il carry della squadra. Mentre vediamo i giocatori parlare tra di loro, e anche questo, per chi non lo sapesse, è sintomo di disastro, spesso e volentieri, stiamo aspettando ancora l'inizio della partita. Non so se l'hai visto, qua anche in braccio anch'io la via più caotica, tanto ormai il fattaccio è accaduto, iniziamo a elaborare il lutto. Il tweet di Peter Dunn. No. Che per chi non lo sapesse è uno dei... Non ricordo il ruolo esatto, però uno dei capi staff fondamentalmente degli Evil Geniuses, sono dei leader dello sviluppo giocatori in particolare, non è l'head coach della squadra. È head of coaching staff. Head of coaching staff, è lo stesso ruolo che aveva anche nei Mad Lions nell'ultimo periodo. Quindi un pezzo grosso, diciamo, del League of Legends, al momento nordamericano, degli Evil Geniuses nello specifico, ma comunque di europeo, cioè lui è un coach europeo, e ha twittato scrivendo una roba molto riassumendo del tipo è simpatico che l'Europa parli dell'Enei come di una wildcard perché è proprio la cosa più europea possibile, perdere contro le wildcard e venire eliminate ai group stage del mondiale. Effettivamente sì, è un po' la zampa della scimmia che piega il dito. Ah, Enei è una wildcard. Ah sì? Ok, desiderio esaudito. Allora voi perderete contro i loro round 2. E gli schermi dei player di nuovo mostrano le barre della pausa che scorrono, quindi niente, mettiamoci comodi, un po' come Inspired, molleggiato nella sua sedia per supportare questi attimi di, a quanto pare, probabilmente un problema tecnico. Chiederemo anche conferma dalla regia, se la regia magari ha delle informazioni per noi, per dirci cosa sta succedendo ai Damwon Kia, magari problemi tecnici dalle stanze di isolamento, non si può giocare, i Damwon Kia dovranno concedere questa partita, gli Evil Geniuses vinceranno per default e quindi sfineranno il gruppo sopra i G2. Non... niente del genere, semplicemente problema tecnici, niente ancora di chiaro, niente ancora di immagino, quindi di conseguenza prossimo alla risoluzione. Sì, purtroppo generici problemi tecnici al momento, non riguardano le calzature degli Evil Geniuses. Questa volta. I problemi che stiamo avendo sul palco. E niente, attesa ragazzi, attesa spasmodica. Sarebbe un bel momento questo per tipo pollare delle domande dalla chat. Sì. Per applicare quel tipo di interazione. Non so, regia, possiamo fare qualcosa del genere? Certo, certo, ok, va bene. Siamo. Vado a recuperare una chat. Vediamo un po' se la chat ha qualcosa da chiederci in questi momenti. Vai. Qualche domanda magari significativa anche, qualcosa che non sia semplicemente... Qual è il quindi, tuo ne ha maggiore di EU? Il tuo aeroporto... Qual è il tuo aeroporto preferito? Il tuo aeroporto preferito? Vabbè, al momento non ne ho visitati così tanti, in verità, quindi... Devo dire però, l'aeroporto che abbiamo visitato di recente, quello sì, di Copenaghen, niente male. Copenaghen, veramente bello aeroporto, quello effettivamente. Bello, grande, spazioso, ben rotondo, come direbbe qualcuno, anche se non era rotondo, però vabbè, questo è un altro discorso. Belle orecchie, quello è Chronicler, sì. Una domanda a cui si può rispondere molto velocemente: cos'è successo a Danny? Semplicemente informazione di servizio. Danny, già dopo una delle sue ultime serie, già dopo prima del Finals Weekend di LCS, è andato a Chicago, sì. Sì, esatto. Si è allontanato, diciamo, dalla squadra. Ha preso un periodo di pausa per problemi di natura personale. Molta ansia, probabilmente molto stress, un po' di burnout, quindi ha deciso di allontanarsi un po' dalla squadra per qualche periodo,
aspetteremo una sua notizia sul suo reintegro. Una domanda che avevo visto anche prima precedente, questa magari può spuntare un pochino più di discussione: midlaner più promettente di questo mondiale, tuo avviso? Midlaner più promettente di questo mondiale, avrei detto fino a ieri Humanoid. Poi però è successo qualcosa, non so, non mi fa convincere. Beh, Zeca, cioè, nel senso, è abbastanza, considerando l'età di tutti quanti, considerando le performance che ha avuto, è abbastanza obbligatorio rispondere a Zeca, considerando che è il suo primo split non ad alti livelli, perché ha giocato già nel PL, ma con questi obiettivi raggiunti. Assolutamente sì. Sai che effettivamente mi hai un po' rubato la risposta, perché speravo di tenermela un po' come però effettivamente Zeca, già in molte discussioni che si stavano avendo un po' prima del mondiale, di qual è il player che arriverà dall'LCK, sì, che sorprenderà tutti, era la risposta facile. Zeca è stato molto comodamente il nome meno conosciuto del roster dei DRX e contemporaneamente il player più pesante di quel roster a livello proprio di performance specifica. Visto i player raddrizzarsi un po' tra l'altro nelle sedie, vorrei che magari siamo rientrati. La regia in realtà me lo sta anche teasando, quindi se hai un'ultima domanda a cui possiamo rispondere rapidissimamente la lanciamo. Io volevo solo dire che la regia deve smettere di postare la classifica delle prediction in chat, per favore. Non va bene. No, prego regia, prego. Ci siamo? Cambiamo argomento? Parliamo del game, visto che siamo entrati finalmente? Ci siamo. Tra l'altro, l'informazione sulla classifica prediction questa va menzionato. Stiamo attivamente contando i punti di Etruria al contrario. Quindi, sì. Se vi state stupendo ogni volta vedete quelle classifiche, dite: ma com'è possibile? No, lo stiamo contando al contrario. Speravo almeno in un po' di azione subito a livello 1, visto che ci hanno fatto aspettare, ma c'è solo il furto da parte di Inspired della Mabecchi dell'avversario in partenza. Livello 2 che permetterà ora a Belvet di spostarsi sul suoi Tamabecchi sotto visione, ma tant'è, è appena passato davanti a Showmaker salutandolo, quindi già ci sono tutti ben incontrati, salutati, detti ciao, e vedremo quindi come Canyon potrà prendersi queste informazioni, dove tra l'altro Canyon scatto fasico la sua Sejuani, mi viene quasi da domandarmi, è quel game, mi viene quasi da domandarmi, non è che forse la pausa era perché Canyon ha detto: ah, mi ha sbagliato game, mi ha sbagliato le rune, e l'arbitro ha alzato la bandierina, visto il VAR, e ha detto: no, hai sbagliato tu. No, ok, la regia mi conferma che non è così, è una scelta quindi voluta. Scatto fasico su Sejuani, mietitore notturno su Sejuani. Oh. Come il profeta insegna. Sejuani carry a piedi dalla giungla, senza neanche affrontare un Trundle, tra l'altro, quindi esatto, veramente unprompted questa scelta, ma interessante da seguire. Perché abbiamo visto Showmaker fare un ottimo lavoro a livello 2 in verità, perché poi a livello 3 l'ha fatto durante lo scambio col diretto avversario, pressione su 3 lane da parte dei Damwon e ora anche belli schiaffoni che volano, a giudicare dalle barre degli HP più nelle solo lane che in quella inferiore, dove Kaori e Vulcan stanno semplicemente accogliendo l'ondata verso la loro metà campo. Già, c'è molta riserva, soprattutto la botta di Volginisys questa volta si presenta un po' più difensiva con purificazione e guarigione, mentre qua Canyon dovrebbe riuscire a prendersi questo Arco Gran, che sta cercando anche di non smitare, vorrebbe avere lo smite a disposizione per cercare di rubarsi un campo della giungla avversaria. Inspired tra l'altro non legge questo movimento, quindi questa sarà la perdita di un blue buff. Mentre invece l'hanno letto benissimo i Damwon, perché c'è stato un ping sui lupi proprio mentre stava andando Inspired. Occhio alla bolla che va a segno, Deogda McKellen perdono tanti HP in questo scambio, ma comunque continuano a mantenere alta la loro pressione. Non ha più le pozioni Kellen, quindi occhio a questo. Jojopyun, di quanto non se l'aspettavano che fosse lì Sejuani, si vede comparire il cinghiale dal nulla, riesce a balzare all'indietro, alza il pollice del suo team e poi rischia di morire per quale Showmaker che chiama al gimmick infringement. Occhio botte, schiaffoni, Deoctan prova a correre in avanti con le asce turbinanti, c'è il salvataggio, c'è il flash, raccoglie l'ascia, ma Vulcan si salva, Kaori raccoglie la kill. Bella giocata da parte di Evil Genesis. Non male,
Damwon Ki hanno voluto premere il gretto al massimo, hanno visto come nella seconda partita di Evil Genius di oggi un po' quella situazione dove dici sei a fianco di Nata Glask, dici mi ha preso un CC avversario, vabbè a sto punto all in, mettimi il salvataggio, provo a prendermi sta kill e rimanere in piedi. Non ce l'ha fatta Doctam di poco, c'è da dire, Vulcan l'ha un po' rischiata, però in realtà neanche così poco quanto vorresti. Kellim si è trovato un gran bel engage, ma la bolla di Vulcan è stata altrettanto prepotente e Kaori ha risposto a tono. Purtroppo Doctam qua si è reso conto che non avrebbe raggiunto Vulcan, ha dovuto fare il passo indietro per prendere l'ascia o non avrebbe avuto il reset la sua W, ma in ogni caso quella Nami era fuori portata. Io sto morendo dall'aspettare la build di Canyon, che sarà quella da tank, chiaramente, cioè, non mi aspetto niente di diverso, però non lo so, quindi vedremo per cosa opterà, mentre Jojo Pyun fa il passo più lungo della gamba, apre la discussione. Oblivion Orb sì oppure no? No, basta! Non lo voglio più questo video. Ho visto il video di Shakarez. Shakarez è molto, appunto, molto concreto nella discussione. Fin troppo analitico. fin troppo analitico. Si è preso quella clip, ha evidenziato, ha calcolato a mano la rigenerazione negata che l'Oblivion Orb non segna. E qua, ottima aggressione di Showmaker sul suo level up sul 6, quando Jojo Pyun ancora manca. Io ormai sto acquisendo un tale odio per quell'oggetto, veramente, non fatelo mai, non fatelo mai, per me non ne vale mai la pena quell'oggetto. Gli HP che neghi di guarigione, anche in un teamfight, anche più utili, anche se il Morello Nomicon è un buono stat stick, potresti sempre comprare qualcosa di meglio, questa è la mia take. Hater. È il mio la mia risposta. Lo sono, assolutamente. Assolutamente. Odio le ferite gravi. Non nego, anzi, affermo. Ok, Spider è rimasto qua nell'alco per un sacco di tempo. C'è Canyon però che arriva ad Ekdom a sorpresa alle spalle. Alto salvataggio che purtroppo si infrangerà su un bel niente. Inspired non è a livello 6, non trova il reset, ma trovano comunque le kill. E questo ti importa se sei lì col Genesis. Già, Inspired però tuttavia ha preso un piccone, quindi non sarà la build giusta. Maker ha già utilizzato l'esecuzione perfetta, alla fine pusha solo l'ondata. E Jojo Pyun fa valere tutte le sue ferite. No, non è vero, non l'ha fatto. Oh mio Dio, non ne posso più, non ne posso più veramente. Basta, quel jet si è cancellato. Possiamo aggiungere un'altra cosa all'off-season, Riot, un'altra piccola cosa. Inspired qua bravissimo, soprattutto nell'allontanarsi, perché esce dal range del trinket rosso di Kellin, quindi non viene spottato neanche nella sua outline. E da Monkia con Kenny nelle vicinanze si fanno avanti consapevoli di essere su un 3v2, ma con false informazioni purtroppo. Kellin era stato appunto anche previdente. Gli EG lo sono stati in dubbio. Sì. Veramente ottimo lavoro da parte di Inspired ancora una volta. Purtroppo ancora una volta Impact sta subendo un matchup infernale in questa corsia superiore. Mentre viene cancellato il recall di Canyon, che scappa, vede una Velvet livello 6 dall'altro lato della mappa e decide che non c'è bisogno di ingaggiare. Vulcan sta giocando perfettamente attorno alle sue Q. Kellin sta trovando delle ottime strette di mano, però non c'è possibilità di follow up al momento per i Damwon. Abbiamo sempre parlato che la miglior categoria di campioni di Vulcan sono i campioni da engage, quindi perché metterlo sugli Enchanter? Perché così può giocare l'Enchanter come un campione da engage. Basta che l'Enchanter abbia un CC pesante come la bolla e Vulcan è a posto. Non ne ha mancata una, cioè letteralmente non ne ha mancata una finora. È 1200 gol di vantaggio Kaori, sì, su Draven in questo momento. È la seconda lane di Lucian Nami contro Draven che gli EG stanno distruggendo. Non una lane a caso, stanno giocando questa volta contro Dr. McKelly, contro i Damwon Ki. Che poi c'è. Lo hanno visto, no? Erano davvero nello stesso screen block dei DG2. Nel senso, non lo so, non capisco. C'è uno screen block dove funziona molto bene Draven contro Lucian e l'altro no. Inspire però ha virato, guarda, in realtà mi ha ascoltato. Okay. Non è il piccone dell'uccisore di Kraken, è il piccone della lama del rovino. Quindi potrebbe ancora essere la Velvet da oggetto da tank, da guanto di cielo ardente. Giusto. Non voleva proprio aspettare quei 25 gold per lo scettro vampirico. Non voleva proprio. Mentre qua Kaori trova un ottimo sterminio per zonare Kellin. Deokdam costretto alla morte turbinante per pulire l'ondata, ma c'è la mareggiata e sono in 4 le giochi della stretta. Bellissima. Di mano, occhio lo stand aside e occhio le kill per Deokdam. Jojo Pyun si tuffa dentro, cerca l'esecuzione perfetta, ma questo è un disastro, non
rimane in vita Deokdam, ma comunque trova due uccisioni. Impact, stiamo arrivando. No, Impact prova ad evocare il dio della forgia, viene stordito, riesce a scatenare il caprone all'indietro. Nuguri però si tanca la torre l'attimo giusto, appena da Canyon è uscito dal range stesso della struttura, e si salverà in questo caso Impact, si salveranno anche Canyon. Canyon non aveva visto le rune in apertura, oltre a scatto fatico, X-Flash. Oh, wow. quello stava per essere un momento Impact, imparate a vostre spese a non divare questo giocatore, ma sì, comunque la pressione sale su quella top lane e su quella bot lane tanto del lavoro fatto da Kaori e Vulcan è stato cancellato in uno schiocco di dita. Deokdam adesso è 300-400 gol sotto, se non ho visto male. Sì. Azione un po' disastrosa, l'hai detto, purtroppo, sotto l'altro avversario. Per fortuna, si può dire per Evil Genesis, la kill l'ha raccolta Jojopyun. Quindi comunque sono statistiche extra per una Akali, che non le sta spendendo benissimo, diciamolo. Però comunque vanno in tasca l'assassino che vorrebbe sopportare. Stavo malando, tra l'altro, in questo game per Akali. Ci sono tanti campioni da tanto sustain, quindi posso capire il senso. I fight saranno lunghi. Sì. Dici. Non. Alla fine, diciamo che il potenziale di assassino su un Draven ce l'avrei comunque, ma un Draven con il salvataggio, quindi probabilmente i fight saranno abbastanza lunghi. Non lo so. Sì, non sono un grandissimo fan, onestamente, del Sagomlanda su Akali. Lo riesco a giustificare un po' di più per le Akali top lane, che possono trovare il valore di quell'oggetto già su una prima spike immediata nella fase di corsia contro dei tank, magari dei campioni che vanno incontro a un build di resistenze immediato. Sulla Akali mid lane, soprattutto dopo aver raccolto una prima kill, non lo amo. Canyon, come non ha premuto R, lo sa solo lui, come ha fatto a... Controllo massimo. Ho capito. È convinto di star giocando Poppy. Regia, è quello il problema. Pensava di averlo cattato. È per Poppy. Questo che si è entrato tardi. La Suprema la preme stavolta, ma Jojopyun non riesce a flashare via la perfezione dal controllo dei Damwon. Veramente strano. Già, top lane, un altro fortissimo trade con Suprema e Flash, tra l'altro, utilizzato da Noguri. Sì. Quindi Impact è riuscito a sfuggire bene alle aggressioni avversarie. Ma comunque top lane si sta delineando un buon vantaggio monetario anche soltanto per il farm. Mid lane sta arrivando la prima torre in tasca di Amonkia e quindi anche lì si iniziano a contare le banconote di stacco. Siamo già a 2400 gold di vantaggio per Amonkia, nonostante la parità in uccisioni e l'ampia pressione sulla torre bot lane e sulla bot lane in generale. Altra bolla, altro sterminio, nuovamente bot lane. Canyon e Inspire a dar copertura a entrambe le loro lane. Nuguri ha completato l'eclissi, l'ho visto un attimo in alto nel ritratto del completamento dell'oggetto, mentre Deokdam si conferma essere chiaramente non proveniente dalla Calabria, come già sapevamo, tra l'altro, che ha dimostrato più volte di essere un giocatore effettivamente coreano e non calabrese nella sua build. Chi lo avrebbe mai detto? South Korea, South Calabria. No, effettivamente che il ponte sullo stretto non ricordo esattamente com'era, però c'era... Lo continuiamo a menzionare effettivamente a sto mondiale, quindi mancava solo quello. No, il cringe boy è completo, è arrivato e Canyon stavolta la ulti non ce l'aveva, quindi di fatto non poteva cercare quell'aggressione. Ma i Damwonkia stanno iniziando a costruire piano piano il vantaggio su questa top side soprattutto, e quanto riottenuto in bot lane sul dive sbagliato gli Evil Genesis ha sicuramente aiutato molto la squadra. Tra l'altro su quel dive non abbiamo parlato così tanto perché ci sono state altre azioni nel frattempo, già. Ma Deokdam ha raccolto la prima uccisione, è morto e poi ha raccolto la seconda, quindi vuol dire che al di là dello shutdown, anzi della kill ottenuta da Jojopyun, le stack le aveva già intascate, sì. Non ha perso nulla in quello scambio, sì. È stata una kill in più che non gli è costata nulla. Aveva comunque due morti prima, tagliare, sì, la sua quantità di stack, quindi non erano una forte quantità di stack, ma nel dover fare due kill per la tua morte, l'ordine è stato il migliore possibile. Esatto. Mentre Inspired va adesso a cercare un buon invade sul red buff avversario, cioè finalmente non pressione di impact, ma semplicemente una lane neutrale sulla corsia superiore, della prima volta che possiamo dirlo davvero. Canyon si affaccia, si potrebbero aspettare ora, ovviamente, Inspired Impact in quella zona, ma decidono comunque di non andare ad assecondare il game plan di Nuguri. Stanno giocando tanto attorno alla mid lane, e questo lo diciamo prima con Karen, sono davvero i vecchi Damwon che giocano Canyon e Showmaker
sul dominio di mappa. Già, anche se i campioni sono diversi, i meta sono diversi, non è il canyon di Graves Nidalee, è un canyon altrettanto minaccioso a volte. E per rispondere alla tua domanda sulla build, adesso che stiamo avanzando un po' di più, sembra che sia quella build di Sejuani da Tizzone di Mami più rush verso il la Warmox. Sì. O Catena dell'Anatema. Credo Warmog comunque, però ci teniamo aperti a tutto, mentre c'è un'altra torre che viene conquistata con l'acquisizione forzata investita da Kellyn per zonare Inspired via dalla sua giungla, e Canyon che si prenderà il Gromp, e ancora una volta stiamo vedendo una Belvet fin troppo sacrificata, nonostante il vantaggio di farm, neanche di gold a questo punto rispetto all'avversario. Canyon con quel messaggero ha fatto il colpaccio. Adesso il secondo messaggero potrebbe essere molto importante. Provano su Nuguri. C'è Kellyn a dare un forte. Ottimo, potrebbe senza. Anche non servire, perché trova perfettamente il knock-up. Inspired è costretto a disingaggiare. Mamma mia, che fermezza di riflessi in questo caso, di nervi da parte di Nuguri. Mentre vanno sul messaggero l'IG, ma si stanno spostando tutti i Damwon in zona. Potrebbe esserci un fight per questo secondo Herald. Non so se lo vogliono davvero. Non c'è la suprema di Nuguri. Ecco il flank. Il dragon, l'Herald è molto basso. Arriva lo sterminio. Showmaker è sul flank. Molto lungo. Ruba il dio della forgia. Canyon è lì in zona per lo smite. Trova lo stordimento e il furto. La kill se la prende Kellyn, ma importa poco. Impact sarà probabilmente il prossimo a cadere. Flasha via, testata per scappare. Ma arriva la morte turbinante, che è un assist perfetto per Showmaker. E Deogdam proverà a raccogliere su Jojo, perché però danza all'interno del suo della sua guardia fumogena. Trova la perfetta inserita suprema per danneggiare l'avversario. Cori firma l'uccisione, però prova a scappare, viene rallentato, cade per mano di Nuguri. Vulcan sarà il prossimo, no, perché scappa perfettamente. TP per soazzare via di Jojo più un Vulcan, per quanti miracoli possa fare. Forse gli è stato chiesto uno di troppo, viene immobilizzato. Ci sta mettendo tanto il team di Damwon a portarsela a casa, ma la kill alla fine arriva. Questo è il fight che lancia nuovamente i Damwon, chi ha in grande vantaggio di questa partita. Lo steal sul messaggero e la kill immediata praticamente su Inspired vanno completamente a negare qualsiasi chance di reset, di evoluzione a questa Belvet. E questo lancia gli Evil Genius in una posizione in cui addirittura c'erano le tagli e obiettivo. Perché è voluta l'icona di Ornn? Dopo che hanno preso la torre è comparsa l'icona di Ornn, il team blu ha preso una taglia obiettivo. Ottima domanda. Non lo so. Ottima domanda. Cosa ha fatto Impact? Stava farmando. Era quel minion. Impact gli ha fatto un pattino in testa quando è uscito dalla base. E il minion, pervaso dalla forza di Ornn, aveva una movement speed in più. Possibile. Non lo so. È come quando lanci la bandiera con Jarvan, che buffi gli alleati e quindi ti prendi gli assist anche se tu non fai niente. È il mio game plan molto quando gioco una prima del genere. Occhio Jojo Pyun, perché non sei solo contro Nuguri, c'è anche Canyon che arriva. Si mostra un attimo forse Canyon, e quindi Jojo Pyun può essere sicuro. C'è un drago che sta per spawnare, quindi ovviamente le Damwon vogliono giocare aggressivamente in questa metà campo di mappa. Inspire tra l'altro sta andando verso l'oggetto della tank, come i due cristalli di Rubino lasciano un po' capire dal suo inventario. È stata la build primaria quella di Belvet, essenzialmente, quando si stava appunto ricercando l'ottimizzazione di questo campione dopo la sua release. L'inizio era, vedeva l'uccisore di Kraken, un po' come grande sinergia, ovviamente un campione che vuole autoattaccare molto, quindi l'uccisore di Kraken, sì, ma Belvet ha dei modificatori negativi sulla percentuale, sui danni on hit, e l'uccisore di Kraken lo rende molto efficace, sì, ma contro i tank, mentre Belvet è un campione un pochino più da reset, quindi vorrebbe uccidere gli avversari fragili nel fight. Anche top lane. Arriva la combo di Impact, ma arriva anche un ottimo regicidio. Inspire si tuffa su Showmaker, che sa probabilmente di essere morto. Trova lo stordimento, bella guarigione con regicidio ancora una volta. Gorgo Imperiale prende tempo, Inspire è costretto a flashare in avanti. E rischia anche di non essere abbastanza. Trovano una kill anche botlane, gli G in tre sulla Sejuani di Canyon, che stava ancora accompagnando Nuguri. Nel frattempo midlane è stata presa la torre e top lane Ashe, che non vanno neanche sull'ondata. Deathdam abbastanza peculiare nell'utilizzo dei suoi cooldown a questo punto, non solo della Suprema, perché anche la purificazione nella sua passeggiatina botlane se n'è andata. Due kill abbastanza importanti queste per gli Evil Genesis, perché quella su Showmaker sudata sicuramente, quella sulla, su Canyon in botlane liberatoria dall'ampia pressione che i Damwon stavano mettendo su quella corsia, ma comunque non riescono a
fa rallentare ai Dammon la loro dura pressione sulla mappa. Questa è una presa di un drago abbastanza comodo che lancerà la squadra verso il soul point montuoso, oltretutto, quindi tutto grasso che cola per Sejuani, che non ha un singolo punto di resistenza nel suo inventario, ma grazie alla sua passiva beneficia molto da questi obiettivi. Occhio a Kaori e Vulcan. C'è la bellissima suprema da Kellyn a predictare lo spostamento Kaori. Di Kaori, il salvataggio per tenersi in vita sui danni di Noguri e Vulcan che scappa. Arriva il cash-in, sono solo 400 gold scarsi per Deokdam, ma sono sempre gold che lo portano finalmente intanto in vantaggio rispetto a Kaori e poi lo porteranno verso il frammento infinito, mentre Inspired ci saluterà per mano di Showmaker che si riprende la sua stessa vita. Niente da fare, siamo ormai volati oltre le 5.000, anzi quasi a 6.000 unità d'oro di vantaggio per i Dammon Kia e nonostante le build un po' carenti su alcuni dettagli, qua è di nuovo l'esecuzione fatta padrone. Kaori molto creativo in questo tentativo di all-in, ma Kellyn con il salvataggio aveva tutte le chance del mondo di uscire da quell'azione. Vulcan abbandonato e non avevo notato male, c'è stato anche un proc di collezionista su certo. Quella Nami, certo, non ci facciamo mancare niente. Kenyon tra l'altro è riuscito persino a lastittare il lupo oscuro che Inspire stava clearando, quindi negandogli persino la stack di passiva. E sta iniziando ad essere un bel disastro per Evil Genesis e forse continuare ad esserlo. Flash a Giorgio per scappare, riesce ad allontanarsi, alza di nuovo il suo pollicione timoso. In questo caso ti chiederei il nome delle emote, ma i nomi delle emote penso fanno qualcosa che va oltre la nostra conoscenza. C'è stato un periodo dove quando venivo qua in studio a fare il PC Nationals costringevo Charlie Peppe ogni giorno a fare le emote sul suo account del Tournament Realm, su PGN Observer 1, e lo facevamo mettendo il numero di emote totale sbloccate sul TR, quindi tutte, spesso nell'ordine del centinaia e centinaia, in random.org, estraendole a caso e poi contandole manualmente fino ad arrivare a quella, al numero estratto. Non sorprende che non era qualcosa che Charlie Peppe amasse fare. Yes. Mi sorprende anche che tu amassi farlo, sinceramente. Cioè, io sono un grande fan dei numeri generali. Sì, però randomicamente anche un po' troppo, mentre occhio perché arriva, vabbè, la solo kill in uno contro due, in verità, da parte di Showmaker. Giunta a questo minutaggio di partita, nonostante i gold spesi, bene o male, lo decidete voi, fa male Sylas. Eh sì. La minaccia che rappresentano i Dammon Kia come quintetto, ma anche come individuali, è praticamente ingestibile dagli Evil Genesis al momento, nonostante l'inizio fosse anche promettente. Occhio a Jojibun sul flank, si tuffa dentro al pit, ma comunque trovano il barone Nashor e sta arrivando il raid boss. Jojibun fa malissimo in mezzo al fight, ma poi cade, il salvataggio tiene ancora in vita Kellyn. Deokdam trova un'altra uccisione, Showmaker si tuffa su Vulcan alla seconda porzione, esecuzione perfetta, vuole tenere il più possibile per tuffarsi su Kaori. La morte turbinante non connette anche stavolta, Inspired tuffa dentro, tuffa fuori col flash, ma verso le asce di Deokdam che ne trova 5 in tutto, ha finalmente non solo il KD positivo ma anche più kill che morti, e tra l'altro, visto che ha preso il collezionista, prende anche solo di Lord Dominic, perché almeno per far scalare meglio l'oggetto, per dare un po' più di valore effettivamente a quell'oggetto. Un altro proc di collezionista tra l'altro in questo fight, sulla kill Swarn, la valida del collezionista è assolutamente through the roof right now. Hanno provato l'ingresso ma chiaramente senza jungle, il tentativo di steal era un po' un miraggio. Kanyon ha smitato attorno ai 770, forse nel reame di execute per Giorgio con l'R2, ma comunque molto pericoloso, molto difficile riuscire a chiudere un'esecuzione del genere. Kellyn sta trovando un valore di questi salvataggi veramente immenso in questa partita. Due proc di collezionista. Anche su Akali. Non ci facciamo mancare assolutamente niente. E Showmaker, di nuovo, grande prudenza meccanica con questo Sylas. Alla fine è un LCK Sylas. Quelli da noi sono un po' il marchio di fabbrica ultimamente. Sempre bello vedere giocatori del genere pilotare campioni così tanto mobili e da così tanta capacità di playmaking, mentre qua Giorgio un premio W per evitare il follow up di danni degli avversari, nonostante lo stordimento fosse andato a segno e sapessero dove era quella Kali, non poteva cliccare Deokdam letteralmente, quindi troppo difficile a quel punto fare follow up. Siamo quasi a 10.000 gol di vantaggio, siamo ancora a una bellissima bolla da parte di Vulcan. Noguri prova a combattere ma non può farlo. Posizione perfetta, forzata stavolta, è perfetta davvero da parte di Kellyn, si porta a casa
Vulcan grazie ai colpi di Inspired. E ora Showmaker vuole cercare la tenaglia, vuole cercare l'intervento, passa sul Lume Impact, gli regala l'evocazione della Forgia. Occhio a Kellyn che fa un passetto alla volta per buttarsi in. Canyon trova il knock-up, sta arrivando Deathdam, arriva la stretta di mano, trascinano Akali fuori dalla cortina fumogena e ora arrivano i proc di collezionista, arrivano le kill per i Damwon, rincorrono gli avversari, un'altra morte dominante larga che non torna indietro, Showmaker trova un'altra kill, un'ascia. Due asce di Akdam, no, non ha il flash, non può inseguire, ci penserà Canyon a trovare l'uccisione con un colpo di frusta. I Damwon si stanno apprestando a rispedire anche gli Evil Genesis in quel di Los Angeles, verso le loro case, lontano da New York, lontano, ma già si sapeva, dal playoff. E stanno mantenendo accesa e competitiva fino in fondo l'ultima partita di questa serata, perché il rischio era qua con la vittoria di Evil Genesis che i Damwon Kia fossero lockati in quella seconda posizione. Sembra che invece con quella che a breve dovrà concretizzarsi in una vittoria di Damwon Kia avremo quel game 6 tra DK e EDG, con il quale i Damwon potrebbero cercare di forzare uno spareggio per la prima posizione. Ma rivediamo ancora una volta lo scontro, spero che ci sia un bello slow-mo su quell'acquisizione forzata che trova l'intera squadra avversaria, le catene che lo trascina indietro, e tutti e tre i giocatori degli Evil Genius si iniziano a martellare Vulcan. Value altissima di questa acquisizione forzata. Kellyn, oltretutto con questa stretta di mano, poi assolutamente folle la sua esecuzione di Renda Classic in questo fight, ma in realtà in questa partita. Kellyn al momento è 3-0-11, se ben ricordo. Sta giocando una partita, al di là del KDA, fenomenale. Kellyn ha giocato un early game strepitoso, ma probabilmente avrei detto migliore in campo Kellyn di questa partita. Sotto, senza neanche spiccare troppo, a volte sì. Pietra guardiana, tra l'altro, sì. Questo che merita il mio rispetto, un oggetto che adoro vedere, a volte dà così tanto valore, in questo caso non ancora, perché Kellyn è ancora al 12, quindi non è ancora diventata pietra guardiana superiore che amplifica tutte quelle statistiche, ma a volte appunto anche con soltanto oggetto da support più gemma infuocata per un po' di quegli HP e CDR bonus, poterli amplificare ancora di più da un oggetto singolo e soprattutto aumentare così tanto la tua capacità di ottenimento di visione. La pietra guardiana superiore permette alla squadra di avere accesso, anzi al giocatore nello specifico, di avere accesso a poter piazzare 4 lumi invisibili simultaneamente, 2 lumi di controllo, conservare fino a 3 lumi di controllo simultaneamente nell'inventario, cosa che sta facendo Kellyn adesso per la gioia di LS. Ma penso che Kellyn abbia stipendio da buttare su quei lumi adesso. Sì, molto probabile. Ti faccio una domanda, vediamo se questa te la sei preparata. L'ornamento della Gale Force? Il tifone. Bravissimo, perfetto. Mentre quello del Sagomalanda, che forse non vedremo neanche, è qualcosa di Katia. Non sì. Ricordo cosa. Faccio in tempo? Non fate nulla. È appena poi arrivato. Ok, allora devo cercarlo per forza. Devo cercarlo per forza e non lo trovo. Com'è possibile? È qualcosa tipo la maledizione di Katia, qualcosa del genere. Maledizione di Katia, esatto. Bang! E probabilmente non lo vedremo neanche utilizzato, perché Jojo Pyun viene ingaggiato, viene bloccato all'acquisizione forzata e cade subito per mano di Deokdam. Sarà un'altra kill per Deokdam, proprio così, jackpot di questo Draven che continua a sbancare, continua a incassare monete su monete, coin over coin, e ora Showmaker col flash a intercettare Kaori che va dritto sulle sue catene, arriva la mareggiata a travolgere Vulcan stesso. E i Damwon chiudono gli avversari in base, chiudono anche gli IG nella stessa stiva dove prima i GDG avevano messo i G2. E sull'aereo torneranno tutti quanti a casa, tranne i Damwon, pronti ad affrontare per il primo posto dopo aver festeggiato con le kill in fontana. Gli stessi cinesi, campioni dell'LPL, il gruppo B volge ormai verso il tramonto. E se avete visto Sylas muoversi durante la sua stasi, non avete avuto le traveggole, è la mossa di Showmaker. Solitamente la fa con le catene allungate, esatto, per ancora più stile, mettersi a ballare durante la stasi. Questa volta non è stato così, ma è il modo in cui Showmaker celebra le vittorie con questo campione, se ha ancora quella stasi disponibile alla rottura del Nexus. E è come se ce l'abbiamo in questa partita, una stasi quasi mai necessaria per il giocatore, che è stato assolutamente terrificante da affrontare per degli Evil Genesis che di nuovo erano partiti abbastanza bene, e come molte volte si poteva dire per le squadre occidentali a questo campionato e soprattutto in questo girone di ritorno, l'inizio sembrava buono, ma poi basta.
e qua non lo dico per umiliarti come fan del Nord America qua di più, ma si vede proprio la differenza di aspettative anche tra i Evil Geniuses e G2, perché abbiamo visto i G2 funerei prima. Giorgio Piuna appena finita la partita stava ridendo come un bambino, veramente contentissimi delle loro performance, contentissimi anche della singola vittoria. E infatti, let's go Iggy, let's go Iggy, si beccano anche le ovazioni del pubblico di casa che li saluta. La leggenda, il tizio dietro con la maglia dei Clutch Gaming. Fan di Vulcan dal day one, scommetto. Lui ne sapeva. Lui ne sapeva e come. Beh sì, effettivamente, ne avevamo anche parlato in non con l'avanzamento, poco prima in realtà, quando gli Evil Geniuses dovevano lottare per la loro qualifica al group stage dal play-in, ma è tutto quello che in realtà io volevo per questa squadra, era raggiungere il group stage. Non avevo certo pretese di vederli volare troppo oltre, anche perché l'abbiamo detto e ridetto, i group stage ormai devi essere uno dei migliori team al mondo per uscirne fuori, non puoi sperare che ti capiti un bel gruppo e in qualche modo strisciare fuori da esso. Devi essere uno tra i migliori 8 team al mondo, e se non tra gli 8, tra i 10 magari, se la draw di altri gruppi è stata particolarmente letale. Ma gli Evil Geniuses chiaramente non lo sono. Tutto quello che volevo per questa squadra era dare ulteriore esperienza a Jojo Pyun in particolar modo. Sì. Danny purtroppo è assente da questo mondiale, non ha potuto farsi l'esperienza sul campo contro i grandi tiratori del resto del mondo, ma Jojo Pyun l'ha menzionato quando è andato in Corea per l'MSI, la sua prima intervista, ha detto: giocare alla solo Q qua, giocare contro questi calibri di giocatori, scrimmare contro questi giocatori è un tutta altra esperienza. Io se giocassi qua, se io giocassi l'LCK e vivessi in Corea invece di giocare l'LCS più in Nord America, in un anno diventerei il miglior giocatore del mondo. E sono parole che si possono reputare ardue, dure e ambiziosi da un giocatore del genere che conosciamo per le sue grandi parole, per la sua bocca larga, però non hanno sicuramente un fondo di verità. Il training ground che hai in un campionato come l'LCK, in un ambiente come la Corea, con accesso a player di ben altro calibro, solo Q di ben altro calibro, screen di ben altro calibro, fanno fiorire sistemi del genere. E appunto il mio grande sogno era vedere Jojo Pyun arrivare a scontrarsi contro midlaner di caratura mondiale. E ne ha trovati in questo gruppo, tra Caps, Showmaker e Yagao. Questa è tanta esperienza che si è fatto, più tutte le scrim extra del periodo del group stage. Questo sarà sicuramente un Jojo Pyun che tornerà rinvigorito in LCS per il 2023 a sperare ancora una volta di riconquistare il titolo o di rappresentare la propria regione ad un campionato internazionale. Tornerà sicuramente ad affrontare tutti gli One Trick Timo della solo Q nordamericana, ben contento dopo questa esperienza. Però al di là delle battute abbastanza scontate, gli Evil Geniuses che per performance si sono mantenuti il miglior team nordamericano fino adesso a questo mondiale, quindi portano alta questa bandiera in attesa di vedere gli Under Thieves dopo domani, sì, perché il gruppo D gioca ovviamente per ultimo. E anche qua possiamo parlare un po' di questa partita, sicuramente tra poco avremo i replay di cui dover parlare, anzi forse avremo anche l'intervista perché vedo già pronto lì sul palco nel tuo schermo qualcuno muoversi. Però è mi sembra sia Jojo Pyun, tra l'altro. Ok, non sbirciare da lontano, potrebbe essere un'intervista di uscita per gli Evil Geniuses, giustamente, in Amukia sono in isolamento, quindi aspettiamo soltanto la comunicazione. Però è un'intervista di cui effettivamente sono molto curioso, perché per soprattutto quel giocatore in particolare di cui stiamo parlando, l'esperienza di questo mondiale sarà un'esperienza segnante, è il suo primo mondiale, il suo primo anno, e quindi andiamo a sentire cosa ci dice con Shox sul palcoscenico. Ovazione intanto che giustamente viene alimentato. Grazie mille. Good cheers already, so hopefully that's going to keep going. Ci sono sicuramente tanti belli applausi, quindi speriamo che continuino. Giorgio, innanzitutto, perché non hai giocato Singed? I mean, I wanted to, but beh, volevo, ma Damwon, so kind of messed up questo game contava per i Damwon, quindi so non potevo trollarlo. Ho chiesto anche ai coach, posso giocarlo, ma mi hanno detto di no, quindi beh, è sicuramente bello che hai fatto questa considerazione per i Damwon. Purtroppo questo è il tuo ultimo game al mondiale. Come valuti l'esperienza in generale? Cosa pensi sarebbe potuto andare meglio? Penso sicuramente che molti dei game, dei primi game, erano vincibili. Ho fatto degli errori, abbiamo fatto degli errori un po' tutti. Se avessimo vinto quelle partite, forse potevamo anche cercare di uscire. Ma abbiamo sicuramente imparato tutti qualcosa. Nel guardare questo intero anno, allargando proprio la visione, abbiamo visto degli alti, dei bassi, ma soprattutto molti alti per voi. Come valuti quest'anno? È abbastanza folle pensare a tutto l'anno, in realtà. Tutti i fan che ci hanno seguito,
comunque ci hanno supportato sempre. È una bellissima esperienza. Penso che avremmo potuto fare molto di più in realtà. È un po' una situazione un po' amara, ma abbiamo sicuramente anche l'anno prossimo. Beh, molti anni. Sono triste che questa sia la circostanza della nostra prima intervista insieme. Amo vederti giocare e parlare soprattutto. Sei un giocatore che sia sul campo che anche sui social media sta abbracciando questa identità. Come rivaluti la tua prima esperienza, il tuo primo anno a livello personale? Beh, è stato tutto abbastanza assurdo. Non mi aspettavo di vincere lo Spring. E anche arrivare al mondiale, anche con una sostituzione in ruolo di carry, che avrei giocato veramente bene, ha fatto un'ottima performance. E anche i fan rendono tutto molto più divertente, li sentiamo anche mentre giochiamo sul palco, sentiamo quando fanno rumore, è un'esperienza diversa. Già, sono stati con te per tutto il percorso. Devo chiedertelo comunque riguardo per il tuo Twitter game. L'avete vinto soltanto una di partite, ma avete abbattuto l'Europa, ti porta un po' di gioia questo? Beh, è stata sicuramente una bella sensazione, ma dopo quella partita volevo tanto che vincessero, così che mantenessero anche le nostre speranze vive. Finalmente però sono riuscito a battere G2. È una grande sensazione. Qualcos'altro che vuoi dire? Ultimo saluto. Grazie mille a tutti i fan che ci hanno supportato. E questo è il saluto all'intervista. Sta lanciando ad una pausa che noi ancora non avremo. Quindi... Non ancora per qualche istante. Vorrei soltanto far notare, prima che ci notiamo in questa inquadratura, Jojo ha vinto la battaglia alle croc sul palco. Ci è riuscito infine. Ce l'ha fatta. Qua rivediamo anche l'azione, l'avete detto, non era iniziata male per Evil Genius, è stata... fino adesso la miglior resistenza che Damwon hanno trovato oggi. Sì. Non... beh... insomma, paragone non è veramente ricchissimo, però sì, tra le due è stata la più resistente. Mentre c'era l'intervista sono andato a scorrere un po' sui social media, anche qua per raccontarvi un po' di narrative, di divertimento che c'è stato nel frattempo. E c'è Fabian on fire questi giorni. Ok. Ieri ha twittato, l'avevo visto, God, I miss, mi mancano così tanti fanatici del 2015, chissà perché, e oggi invece ha scritto Dylan, we have to go to the airport here. Yeah. Che se posso permettermi, io durante la MSI avevo twittato Dylan, we have to go home, e penso che sia anche leggermente meglio formattata come tweet, sì. Quindi... mi prendo la libertà di claimare la proprietà intellettuale di questa battuta. Però se dobbiamo tirare le somme 0-6 per l'Europa, più che... non voglio neanche dire è dura, perché certo che è dura. Lo so. Volete che ve lo dica io quanto è dura vedere la propria regione andare senza vittoria ad un evento? Però è inaspettato, sì. Questo è il più grande. Per quei Fnatic soprattutto, che avevano avuto un girone di andata... strepitoso, e per questi G2 che avevano così tante speranze della propria regione sulle spalle, come organizzazione, come giocatori, è la... non voglio neanche iniziare a mettermi a contare, ma potrebbe essere la prima volta che Caps non esce dai gruppi. Potrebbe essere la prima volta che Caps non esce dai gruppi, sì, probabilmente sì, perché sto pensando al 2017, Fnatic era stato l'anno della Miracle Run. 2018 finale, 2019 finale, 2020... finale. 2020 non... semifinale, 2021 non è andato al mondiale. E la regia mi ricorda anche Jankus, mai fatto peggio di semifinale addirittura mondiale. Anche con gli H2K, semifinale mondiale, sì. Con gli Albus Knox Null ai quarti di finale, quindi... un arresto decisamente brusco per questi G2 per quanto riguarda la loro legacy, per quanto riguarda... anche le aspettative, nonostante tutto, nonostante si possa dire, certo erano dei G2 diversi anche nel contesto mondiale rispetto ai G2 di tempi passati, però... beh, se pensiamo anche solo all'Europa, al momento, escludendo i Rogue, questo sarebbe il peggior anno senza neanche gli asterischi, perché lo scorso anno c'era stato
nessun team fuori dai gruppi, appunto nessun team ai playoff, però con l'asterisco del fatto che il miglior team erano i Mad Lions, che venivano comunque con tanti rumor di mercato, sapeva che il team sarebbe stato un po' disbandato da lì a poco. Già. Con lo spareggio a 4 oltretutto, quindi 4, molto litigato. Con i Fnatic Combin, con i Rogue dell'anno scorso e non di quest'anno, ma questa è insomma un po'... pensare al passato e cercare un po' di scuse con la storia dell'Europa, che ancora è da finire di scrivere a questo mondiale, con la storia di questo gruppo B, che abbiamo detto ancora non si è conclusa, siamo verso il tramonto ma ancora non si è fatta notte, manca l'ultimo game che potrebbe portarci a un penultimo, a un lungo crepuscolo, JDG contro Damwon per il primo posto, per eventualmente uno spareggio